Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Scusate, qui stanno bombardando di brutto. Ah, aspetta, aspetta. Cremonesi, aspetta. Sì, qui stanno bombardando di brutto. Aspetta, aspetta, come dici, Cremonesi? Stanno bombardando di brutto, eh? Spostati, spostati. Porca. Stanno arrivando razzi a tutto andare. Vai, vai nel rifugio. Come sei? Ma sono in macchina. Sono in macchina, ma sono caduti razzi proprio molto, molto vicini. Sono caduti proprio abbiamo tantissimo. Sentito. Ma dove vai? Dove stai andando adesso tu? Qual è la tua giornata? Ma uno dei trucchi di quando succedono queste cose è muoversi, non rimanere fermi. Siccome io sono nella periferia, è andare via. Cioè, sì, sì, sì. Bersagliando a me, loro sparano da 20 chilometri dove possono. Sono suonate le sirene, la cosa che colpisce è che, ecco, guardate, vedo fumo, vediamo se c'è, cioè, vedo fumo nel centro di Ashkelon. Hanno colpito Ashkelon, tra l'altro non l'avevamo detto, ma l'ospedale Barzilai è stato colpito da almeno due missili. Urca, c'è fumo qui nella skyline, vediamo, non so se qui orca miseria davanti. Comunque mettiti no, tranquillo dove vuoi. Va bene, tranquilli. Cioè, siamo abituati all'Ucraina, non è così. Guarda la città deserta. Mi sembra di capire, Carlo Lorenzo, che mi colpiscono. Mi sembra di capire deserta, anche le strade sono completamente vuote, ovviamente. Solo tu ci sei praticamente. Totalmente, guardate, è totalmente vuoto, ma questo l'abbiamo visto anche. Aspettate che mi metto almeno la cintura, anche se non dovrebbe farlo quando si è in questa situazione. Perché sennò guida, racconta e poi, ma incredibile, vabbè, lo sappiamo che è un gigante. Allora, comunque, no, quello che volevo dirvi, sì. Vai. Aspetta, quello che volevo dirvi, c'è un altro, scusate, metto solo, perché sennò c'è questo continuo bip bip che vi dà fastidio. No, ma ci mancherebbe. C'è anche una, sì, sì. C'è un'altra cosa che volevo dirvi, cioè la ieri sera, per la prima volta, le televisioni israeliane hanno mostrato la testimonianza di una ragazza ostaggio, di una ebrea francese. È probabilmente già sui giornali questa mattina. Sì, sì. E naturalmente adesso questo stillicidio di video comincerà a muovere l'opinione pubblica, che sta già avvenendo. Che sta già avvenendo. Certo. Ci sono manifestazioni. Aspetta che si è bloccato. Cremonesi, intanto pubblicità, questo è il video. Cremonesi, ci sono alcuni razzi e con la sua macchina si sta spostando dal luogo dove c'è un attacco in corso in Israele. Brevissima.